Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Coronavirus, in Italia segnalati 155.697 nuovi casi e 389 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta stabile al 15%. Sul fronte della pressione ospedaliera si segnala ancora un calo di ricoveri in area non critica ed in terapia intensiva. In Puglia 8.117 nuovi casi e 9 decessi, nel Tarantino segnalate 1.005 positività. Nella regione attualmente sono 126.896 le persone positive, di cui 698 ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva. Rallentano i contagi in Puglia. Il report settimanale di Fondazione Gimbe segnala una diminuzione del 12,2% dei casi rispetto alla settimana precedente. Anche l'incidenza scende da 5.000 a 3.074 casi per 100.000 abitanti. La Puglia resta prima in Italia per copertura vaccinale. Secondo i dati di Gimbe, l'87,4% ha ricevuto la prima dose di vaccino, l'82,9% anche la seconda. La regione è in cima alla classifica nazionale anche per la copertura della fascia 5. 11 anni. Il 47,2% ha ricevuto almeno una dose, il 15,3% ha terminato il primo ciclo. Il 61% della popolazione pugliese over 12 ha infine ricevuto la dose booster. Procede intanto speditamente la campagna vaccinale della SLA di Taranto. Il 26 gennaio sono state infatti somministrate 5.374 dosi in totale. Partite dal 27 gennaio 2022 le nuove indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi in ambito scolastico. Alunni o personale scolastico potranno eseguire gratuitamente il test presso farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, medici o pediatri. Una volta eseguito il test, l'attestato di esito può essere stampato direttamente dal medico, dal pediatra o dalla struttura o può essere scaricato su Puglia Salute. Il rientro a scuola è possibile con attestazione di esito negativo del tampone, in alternativa alla quarantena di 10 giorni con tampone al termine. Alunni e personale scolastico possono osservare una quarantena di 14 giorni presentando autocertificazione in cui si dichiara l'assenza di sintomi. Sospeso il piano di monitoraggio della circolazione del virus nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado. Perquisizioni sono state eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell'ambito dell'indagine sull'ospedale Covid nella Fiera del Levante e sulla gestione degli appalti legati all'emergenza pandemica da parte della Protezione Civile regionale. L'indagine è quella nell'ambito della quale l'ex dirigente Mario Lerario è stato arrestato in flagranza ed è in carcere dal 23 dicembre dopo aver intascato due tangenti. Le perquisizioni attengono la ricerca di documentazione inerente all'appalto per la realizzazione dell'ospedale Covid Fiera del Levante di Bari e gli ulteriori appalti connessi all'emergenza pandemica. E riguarderebbero 6 imprenditori. In meno di 2 settimane un terzo lavoratore ex Ilva in amministrazione straordinaria rientra nello stabilimento da dipendente di Acciaierie d'Italia. Questa volta il provvedimento porta la firma del dottor Giovanni De Palma, torna nel suo reparto di sempre, laboratorio Ghisa, un addetto di laboratorio 59enne. Ancora una volta il giudice del lavoro di Taranto dà ragione all'ufficio legale USB, spiegano dal sindacato, rappresentato dall'avvocato Mario Soggia, che ha presentato diversi ricorsi contro la graduatoria stilata nel 2018 da ArcelorMittal. Siamo senza dubbio soddisfatti per questo ennesimo ritorno in fabbrica, ha spiegato Franco Rizzo, coordinatore provinciale Unione Sindacale di Base. Sono però mesi che presentiamo esposti agli organi competenti su atti discriminatori messi in atto nei confronti di tanti lavoratori. Sono stati avviati a Roma i lavori per rendere concretamente operativo lo spazioporto Cryptalia Spaceport, che avrà la sua base nello scalo di Grottaglie. Sarà un polo di eccellenza non solo per i voli suborbitali, ma anche per l'Advanced Air Mobility e per le principali attività previste dal Piano Strategico Nazionale sulla nuova mobilità aerea. L'avvio del tavolo istituzionale con la nostra proposta di costituire un consorzio tra tutti gli attori principali del Grottaglie Spaceport, dichiara il presidente di ENAC
ricerca Pierluigi Di Palma identifica nel progetto Cryptalia Spaceport e più in generale nella regione Puglia il laboratorio ideale dell'aerospazio nazionale che potrà garantire al nostro paese un ruolo leader nel settore dell'innovazione tecnologica. Per il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, questo processo avrà ricadute immense nel medio e lungo periodo perché farà crescere le università, le aziende, il turismo, il prestigio internazionale. Strutture di questo genere sono pochissime, ha proseguito il governatore, e in tutto il mondo conosceranno Grottaglie e Taranto come sedi dello spazioporto europeo e italiano. Il paese, l'Unione Europea, crede nella creazione dello spazioporto di Grottaglie. Lo spazioporto è un luogo dove probabilmente si costruirà l'innovazione non solo italiana ma internazionale del modo di volare, perché non è escluso che con le modifiche tecnologiche che sono in corso sia forse meno necessario volare come abbiamo volato fino ad oggi e sia invece molto utile il volo suborbitale che nel giro di poche ore, sfruttando le orbite terrestri, non saprei spiegare esattamente come, riescono ad abbreviare i tempi. È andato di scena stamattina davanti alla sede tarantina di Poste Italiane il presidio della Nialmail con il sindacato USB in prima linea. Alla base della mobilitazione è la condizione generale dei dipendenti che vivono da anni una gestione autoritaria che non si preoccupa di rispettare quanto previsto da norme e contratti. I lavoratori e le lavoratrici della Nialmail sono di nuovo in sciopero. Ancora una volta una giornata di mobilitazione. Questa volta davanti alla sede centrale di Poste Italiane per denunciare pubblicamente il fenomeno distorto di appalti, subappalti e società satellite che caratterizza la vertenza di Nialmail e che chiama in causa direttamente proprio Poste Italiane, quale committente e proprietaria del marchio Keypoint, sotto la cui insegna la Nialmail opera a Taranto, un sistema che ha alimentato e ha consentito di alimentare nel corso di questi anni la condizione intollerabile di precarietà, sfruttamento e negazione dei diritti che i lavoratori continuano tutt'oggi a subire a spese dei contribuenti pubblici, perché parliamo di appalti pubblici. Ma siamo qui oggi in sciopero naturalmente anche per protestare contro l'ingiusto licenziamento di Ines Marino, la lavoratrice che alla vigilia di Natale è stata messa alla porta dalla Nialmail con una contestazione pretestuosa, infondata, basata su una inesistente segnalazione da parte del Comune di Taranto, come abbiamo potuto già accertare tramite la voce diretta del comandante della Polizia Municipale, il colonnello Matichecchia. Calano le percentuali di raccolta differenziata nel quartiere Tamburi di Taranto. Partite da aprile 2020 con il 67,10%, si è giunti a novembre 2021 con il 27,40%. Numeri che hanno spinto Chim Ambiente e Comune ad intervenire già dal prossimo mese di febbraio, quando partirà una massiccia serie di controlli sulle modalità di conferimento dei rifiuti delle utenze domestiche. Chim Ambiente, in stretta sinergia con la Polizia Locale di Taranto, effettuerà sopralluoghi capillari per individuare e sanzionare chi non rispetta le regole. La prima indicazione sarà rispettare il calendario di conferimento indicato in una lettera ai condomini, conferire il rifiuto nel giusto contenitore distinto per colore e infine il divieto di utilizzare bustoni neri che non consentano l'individuazione del materiale conferito. Stiamo fronteggiando una vera e propria rivoluzione, ha dichiarato il presidente di Chima, Giampiero Mancarelli. Dopo l'incontro con il commissario straordinario del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, e accertato il rispetto di tutte le prescrizioni, il Taranto ha comunicato che da domani la sala stampa Marino Abbracciavento sarà nuovamente a disposizione degli organi di informazione. Saranno quindi garantite tutte le attività di conferenza pre e post gara. Nella giornata della memoria il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e il CREST hanno portato in scena le farfalle di Teresin, dando vita a un momento estremamente forte ed emozionante. Liberamente tratto dalla Repubblica delle Farfalle di Matteo Corradini da Giovanni Guarino, si racconta la storia di un gruppo di ragazzi del ghetto di Teresin che in mezzo alla violenza hanno dato vita ai loro sogni in un giornalino clandestino intitolato Vedem Avanguardia. A introdurre lo spettacolo con la direttrice del museo, la dottoressa Eva degli Innocenti, è intervenuta Silvia Torsella, vicepresidente dell'Associazione Italia-Israele, sezione di Bari, Alexander Wiesel, che ha raccontato come sia anche necessario poter raccontare l'Olocausto attraverso quegli scampoli di bellezza che possono restituire. Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto celebra la giornata della memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto con lo spettacolo teatrale del CREST a cura di Giovanni Guarino,
Le farfalle di Teresin, che è liberamente tratto dalla Repubblica delle Farfalle di Matteo Corradini. Questo spettacolo è liberamente tratto da questo bellissimo libro che parla appunto del ghetto di Teresin nella Repubblica Ceca, dove furono raccolti 155.000 ebrei, fra cui 15.000 bambini, che per appunto poi essere mandati dai nazisti nei vari campi di concentramento, nei campi di sterminio. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.